È stato inaugurato sabato scorso a Castel di Sangro, presso la rotonda, dinanzi al campo scolastico, il monumento disegnato dal design Cleto Munari. L'opera, costituita da quattro blocchi di marmo lavorati come libri, è dedicata al sapere e ai mestieri. Io ho pensato a questa serie di libri con questo arco che spara verso il cielo. Ecco, quello l'hanno chiamato valore del sapere, che è un po' la stessa cosa. Subito dopo l'inaugurazione del monumento si è tenuto presso il Cinema Teatro Italia il convegno dal titolo Il valore del sapere, una tavola rotonda coordinata dal giornalista Leopoldo Gasparro, ospite d'onore lo psichiatra, saggista e opinionista Paolo Crepè, che con la sua proverbiale abilità comunicativa, pungente ed ironica, si è rivolto ai numerosi giovani presenti in platea con racconti di vita ed opinioni sempre sul tema del sapere. Scoprire è un lusso, però mi chiedo perché non provarci. Io non credo che sia stato già tutto noto, sia già tutto stato scoperto. Io credo che ci siano tante cose, e non solo dentro la rete, non solo dentro il digitale. Io penso che non so, mettere su una buona pizzeria sia un atto coraggioso, però dentro quella pizzeria ci deve essere ricerca, ci deve essere abnegazione, ci deve essere creatività, non è che apri e basta e fai i soldi. Quest'idea che uno faccia i soldi in 5 minuti, questa è una cretinata del digitale. Tra gli ospiti anche gli chef Nico Romito e Franco Pepe, uno dei migliori pizzaioli al mondo, i quali hanno spiegato agli studenti delle scuole dell'Alto Sangro l'importanza del connubio tra tradizione e ricerca del nuovo per affermarsi in ambito lavorativo e come cittadini di una nazione con grandi conoscenze da preservare, ma con uno sguardo rivolto al futuro. Molto rappresentativo questo monumento, a parte ovviamente porta la firma di un grande, insomma, designer al mondo, Cleto Munari, che ci ha omaggiato di questa opera, di questa grande stilizzazione, di un pensiero, di un messaggio che abbiamo voluto lanciare soprattutto al mondo studentesco. È collocato nel cuore del campus scolastico, proprio a sottolineare l'importanza di tutto quello che il monumento rappresenta verso un futuro, un avvenire dove la scienza e la cultura e anche l'arte, la storia, i mestieri del nostro territorio, noi riteniamo che rappresentano davvero diciamo, il momento di rilancio e soprattutto di resilienza delle nostre comunità.